Amici e amiche, bentornati. Ci troviamo di nuovo qui su Dredge, secondo episodio. Abbiamo appena finito il primo giorno, abbiamo scoperto qual è il core gameplay, la pesca, come funziona, come potremmo implementare le migliorie alla nostra nave, il fatto che abbiamo un prestito, il fatto che in realtà tutto gira intorno a una situazione strana. Non siamo i primi che questo villaggio recluta come pescatori. Gli altri se ne sono andati, forse. Il pescivendolo dice che vivere qui non è una cosa da tutti. E c'è questa nebbia di cui il sindaco ce ne ha parlato e ci ha detto: occhio alla nebbia, torna sempre prima. Strano. E abbiamo tutto un arcipelago da vivere. Vi dico la verità, Midolla Maggiore mi sembra molto un nome di un paese su in riva a uno dei nostri laghi, dei tanti laghi del nord Italia, però lo prendiamo come arcipelago. Riposiamo. Ti riposi fino all'alba. Bellissimo, bellissimo. C'è il sindaco. Ah, possiamo andare direttamente in municipio. Voglio chiederglielo. Ci alziamo di prima mattina, andiamo dal sindaco, lo troviamo sveglio anche lui di prima mattina, questo uomo paffuto, pingue. E gli chiediamo: cos'è successo all'ultimo pescatore? Eh? L'ultimo pescatore? Oh, era davvero inaffidabile. Usciva di notte, tornava senza aver pescato nulla e poi dormiva tutto il giorno. Che ci stia facendo un foreshadowing di quello che faremo noi. Era anche un pessimo capitano, veramente pessimo. Non faceva che arenarsi sulla barriera corallina, anche in pieno giorno. La maestra Dasha aveva quasi finito il legname per le riparazioni. Era un buono a nulla. Una sera se n'è andato e non è più tornato. Addio, non ci mancherà affatto. E dov'è finito? Bene, posso fare altro per te? Ok, informazioni. Facciamoci dire un po' di informazioni sulla zona. Certamente, c'è qualche posto in particolare su cui vorresti saperne di più? Spina del diavolo, perché si chiama così? Oh sì, un luogo davvero emozionante. Un vulcano attivo in mezzo alle antiche rovine di una città. Che cosa fighissima. Ma ti consiglio di fare attenzione se intendi attraversare quelle acque. Le rovine sono sommerse e rischi di distruggere lo scafo. Ok, per non parlare del vulcano, che può eruttare in qualsiasi momento. Di tanto in tanto si può sentire il suo brontolio anche da qui. Che figata. C'è un altro posto di cui... Oh, guarda. Facciamo che... Per il momento è tutto. Bene, posso fare altro? Meglio che torni a pescare. Signori, molliamo gli ormeggi. Cosa aspettiamo? Andiamo. Ma che figata è? Questo... Ma che... Fa molto... È andato molto di moda ultimamente per via di alcuni... Si muove da solo se si allinea. Per via di alcuni stream, di alcuni streamer importanti, di alcuni content importanti, Outer Wilds. E vedere il sole che si alza così fa molto Outer Wilds. Molto. Ma noi dobbiamo pescare, siamo dei pescatori. Cosa ne possiamo sapere di tutto il resto? Questo perché sbrilluccica? Ispeziona. Una boa galleggiante serve a segnalare un passaggio al sicuro dagli scogli pericolosi e ostacoli nascosti. Inoltre, la sua luce fioca offre una breve tregua dall'oscurità della notte. Ok, capito, ho capito. Peschiamo, dunque. Acque agitate, superficiale, ora possiamo pescare. Ok. Oh, vabbè. La testa del golfo. Piazziamola qui. Cos'è quello sotto che è comparso? Ok. Non capisco quella cosa di sotto cosa è comparsa. Un
Un'altra platessa. Oggi pesca grande, ragazzi. Queste mi sa che valgono bene. Abbiamo un deposito aggiuntivo o lo ributtiamo in mare? Andiamo di qui. Perché prima mi era apparso. Che bella l'effetto della pioggia. Questo gioco graficamente è la Madonna. Perdonatemi l'espressione, ma iniziamo a pescare. Oh, merda. Bello questo minigioco, molto bello. Angu. Occupa 3 slot. Esh. Ok. Non ce abbiamo. No, basta. Non abbiamo altri slot qui. Graficamente veramente divino. L'ambientazione. Sentite la musica. Che bello quando c'è gente che ha veramente quello slancio, quell'intuito creativo. Che figata allucinante, ragazzi. Comunque penso che prima o poi finiremo a fare la vita di quel pescatore che ci ha detto il sindaco. Usciremo di notte. Senza pescare niente. Cosa faremo? Cosa cercheremo? Bella domanda. Voglio utilizzare un attimo il cannocchiale. Oceanico, non possiamo. Draga, non possiamo. Mi era sembrato di vedere. Lì c'è un punto di interesse. Un'altra di quelle. Ah, lo sgombro, vabbè. Sto pescando giusto un paio. Ok. Draga, no. Un'altra di qua, come si chiama? Bottiglie. Merluzzo. Anguilla oceanico, non possiamo. Io direi che possiamo tornare anche indietro. E lì c'è un altro paesino. Dovevamo visitarli tutti, ragazzi. Dovevamo visitarli tutti. È tardi per fare quello che penso di fare. Pesco un paio di sgombri australi. Giusto per riempire la stiva della nave. E li vendiamo subito. Poi magari potremmo fare troppo tardi, però, secondo me. Per fare un'uscita così random. In realtà non possiamo più pescare niente. Allora approfittiamone. Dobbiamo ottimizzare le virate. È inutile virare senza muoversi. Ah, eccola. Quella cercavo. Quella è un'altra. Ma è lontanissimo. No, è lontano. Torniamo indietro. Torniamo indietro. Sappiamo che un'altra bottiglia è in fondo. Dobbiamo stare molto attenti. Ma io non ho luce, è inutile che l'accendo. Ah, ok, vabbè. Dobbiamo stare molto attenti al buio. Non credo che possiamo sfruttarlo troppo. Cos'è quella roba lì? Va bene. Attracchiamo, vendiamo il pescato. Pescivendolo aperto tutte le ore è molto strano. Un cliente ha effettuato un ordine speciale. Se riuscirai a portarlo a termine, ti pagherò più del solito. Parlami di questo ordine. Ha chiesto una platessa del golfo e un'anguilla grigia. Forse siamo fortunati, ce l'abbiamo già. Portamene quando le hai pescate. Dovrai utilizzare una canna adatta ai pesci che vivono in acque poco profonde per farle abboccare. La maestra Dash dovrebbe riuscire a procurartene una. Hai preso qualche pesce di quell'ordine? Sì. Lascia pure qui quello che hai. Metterò tutto in ghiaccio finché la spedizione non sarà pronta. E prendiamo uno. E prendiamo due. I pesci vendono in carta i pesci li consegna e mi consegna. Ti consegna del denaro. Ottimo, ottimo. Questi andranno benone. Ho un altro ordine, leggermente più singolare.
hanno chiesto un paio di calamari e una cernia nera. Di questi tempi non sono in molti a pescare i calamari. Si nutrono solo di notte e beh, sai bene come sono le notti da queste parti. Buona fortuna, no, non lo so, signor pescivendolo senza nome, non lo so. Cosa mi hai portato oggi? Tutto il pesce qua. Ok, a posto. Abbiamo quasi pagato la nave. Andiamo dalla maestra Dasha. Abbiamo 170. Potremmo... Basta un singolo impatto sfortunato per far fuori un motore. E non ti conviene proprio rimanere senza quando cala la nebbia. Ah, abbiamo un motore. Oh, compro un altro motore, ragazzi. A 100. Ah. Può pescare superficiale. Potremmo vendere, se non so se ha senso vendere questa, che è uno skimmer semplice, per sostituirla con questa, che è una lezza appesantita, e avere un boost maggiore. Però secondo me serve un motore. Ne abbiamo solo uno. Ci vorranno 2 ore. Vai. Potremmo provare a uscire di notte. Però servirebbe una luce. Che famo? Vogliamo gli ormeggi? Andiamo nella notte, signori. Mi muovo piano piano perché ho molta paura. Effettivamente un po' mi viene da chiedermi cosa ci sarà mai questa notte così spaventosa. Acque agitate, un calamaro. Buono. Noi abbiamo attività, 2 calamaro freccia e una cernia nera, ok. Quindi un altro calamaro. Vabbè, già che ci siamo, gli altri li vendiamo. Molto semplice. Possiamo usare... No. Guardate la nebbia, quanto è fitta. Già intorno a noi. Ho sentito un rumore strano. Può venire verso di noi. Wow. Ok, l'esposizione alla nebbia, oltre a fare cose... Oltre ad altre cose, fomentare il panico. Dobbiamo stare vicino alle luci. Come capisco che sta aumentando il panico? Forse dal colore di quell'occhio? Sì. No, io torno indietro. Sono le 2. E abbiamo forse già rischiato troppo. Portiamo... Dalle scale che portano al faro ti si avvicina una donna ingobbita. Ti ferma a una certa distanza e ti guarda con visibile preoccupazione. Perché sei qui? Sono qui per pescare? Per quelli come te qui non c'è più nulla. Fatti un favore, passa oltre. La donna si volta e torna lentamente verso il faro. È venuta da noi. Il sindaco è da parlarci. Proprio la persona che speravo di vedere alle 2 di notte. Vabbè. Stai andando a est verso Midolla Minore? Ti dispiacerebbe consegnare questo pacco allo scaricatore che è lì? Certo. Il sindaco ti porge un piccolo pacco umido e gocciolante, legato con una stringa. Lo scaricatore ti pagherà la consegna. Ti prego di fare in fretta, non vorrei che si rovinasse. Se ti perdi, ricorda di consultare la bussola e la mappa. La mappa non l'abbiamo ancora guardata. Andiamo alla pescivendola ora. Hai preso qualche pesce? Sì.
ti ho portato i due calamaro freccia. La cernia nera non ancora. Va bene, torno quando avrai tutto, possiamo già fare più consueti. Ti vendo il pesce che ho. Spero che... maledetti pennuti ai gabbiani. Spero non ti abbiano rubato il pescato. Non ti preoccupare, non mi ha rubato niente. Ok. Io direi che facciamo passare questa prima notte. Siamo usciti con molta... poca paura. E ora usciamo. Vogliamo gli ormeggi. Andiamo verso Midolla inferiore che si trova... mappa. Ah, ok. Non posso muovermi su questa mappa. Però penso che quella X davanti a noi sia Midolla Minore. Immagino che una volta che li visiteremo ci sarà il nome. Guardate quanti puntini neri. Sono le varie, penso, approdi, i vari porti. E ci sono... Ed è molto interessante perché comunque è una carta numerata. Quindi possiamo proprio dire, oggi andiamo a fare il quadrante H10. E possiamo andarci. Figo. Molto figo. Leggiamo l'attività. Il sindaco di Midolla Maggiore mi ha chiesto di consegnare un pacco allo scaricatore di Midolla Minore, che si trova a est. Il pacco sembra molto denso e umido. Qualcosa filtra attraverso la carta. Mi incuriosisce, ma non lo aprirò. Chissà cosa diavolo gli stiamo portando. Sì, stiamo andando verso est, quindi ha senso. Nel frattempo, credo che potremmo fare un salto a pescare qualcosa. Per poi arrivare a Midolla Minore. O inferiore, come l'ha chiamato? Non ricordo. Acque agitate. È uno sgombro australe, non ci perderei troppo tempo, questi sono pesci che valgono poco. Ci muoviamo molto più velocemente ora con il nuovo motore. Ecco, questo vale molto di più. Vale molto di più. Lo giriamo così. Non capisco quella sotto se sia un'altra. Proviamo a mettere. No, vado a prendere. Dopo ricordiamocelo, vado a prendere quello australe. Che vale poco. E provo a metterlo sotto. Non ha molto senso per me, ma. Magari per il gioco ne ha di senso. Magari è uno di questi. No, anche questo è un pesce che si vende molto bene al mercato. È la protessa del golfo. Però ce ne sta solo una. Siamo già pieni. Non ha senso venderlo qua al pesce per ora. Cosa? Una consegna? Vediamo un po'. L'uomo fa un piccolo foro nella carta e sbircia all'interno. Non ne hai la certezza. Ma ti sembra che stia cercando di non farti vedere il contenuto? Sì, è bello fresco, andrà bene. Immagino di doverti pagare. 25. Lo scaricatore ti consegna del denaro. Qualche settimana fa ho ricevuto questo vecchio libro, ma io non ci capisco molto. Sicuramente sarà più utile a te. Dalla tasca posteriore tira fuori un libro stropicciato con diverse pagine piegate. Tienilo nella cabina, potresti leggerlo mentre sei in mare. Passa quando vuoi per fare due chiacchiere. So quanto ci si può sentire soli in questo mestiere. C'è un commerciante. Chi è? Entri in un negozio molto illuminato, pieno di oggetti d'epoca, gioielli e altri ninnoli. Un uomo anziano ti scruta da dietro i suoi occhi argentati. Occhiali, infatti. Salve, ma tu sei... No, non credo di averti mai visto. Perdonami, i miei occhi non sono più quelli di un tempo. Oggetti d'epoca e gioielli sono la mia specialità. Acquisterò qualsiasi singolare che in cagliaria tu sia disposto a vendermi. Hai mica qualcosa di interessante oggi? No, oggi no. Ok, quindi qua potremmo vendere roba interessante. Molliamo gli ormeggi e andiamo a esplorare questa meccanica che non ho capito se è una doppia stiva.
Caspita, però. Questo è un pesce nuovo. Razza comune. Se la metto qui. Andranno persi. Ok, è uno scarto. Va bene. Abbiamo la stiva piena. Non possiamo fare altrimenti, ragazzi. Dobbiamo tornare indietro. Però aspettate. Un altro di questi lo possiamo pescare per massimizzare. Giusto uno. Esatto. Andiamo. E per una volta torniamo giusti. Più o meno. Prima del tramonto. Che bella immagine, cazzo. Che bella roba, ragazzi. Che bel gioco. Che bel mood. Che bello tutto. Che bello veramente tutto. Andiamo a vendere il pesce. Spero che i gabbiani. No, non mi hanno preso niente i gabbiani. Ti vendo tutto per 122. Il sindaco cammina verso di te con un passo spedito. Sembra di ottimo umore. Ha un'andatura allegra. Ottime notizie. Grazie anche ai tuoi sforzi, Medolla Maggiore sta crescendo. Tra non molto il nostro bel villaggio sarà pieno di turisti. Ho dato alla maestra Dasha il permesso di espandere le sue strutture. Il vecchio bacino di carenaggio è di nuovo aperto. Ho anche stanziato dei fondi per migliorare i servizi del pescivendolo. Presto potrebbe avere qualcosa da dirti. Continua così, siamo lieti che tu abbia scelto di stare qui con noi. Solo 2 giorni? Il bacino di carenaggio è sempre lei. Questo è il bacino di carenaggio, qui posso apportare importanti miglioramenti alla tua barca. Parliamo di spazio aggiuntivo. Più punti di aggancio per l'attrezzatura e perfino scafi migliori. Per questi progetti ci servirà una discreta scorta di materiale da costruzione come legname, ferraglie e cose del genere. Come mi procuro i materiali? Lungo la costa ci sono molti materiali in buono stato, per esempio sui vari relitti. Troverai sicuramente un modo per recuperarli. Ok. I materiali assegnati ai miglioramenti verranno conservati. Quindi non preoccuparti se hai solo la metà di quel che ti serve. Ok, quindi li accumuliamo. Figo. Figo. Più spazio per le canne, più spazio per le reti, spazio per i motori, per le luci, un nuovo scafo. 5 nuovi spazi. Wow. Può resistere a un impatto in più. 4 spazi. Wow, figata. Ragazzi, ci costano un sacco di soldi e materiali. Interessante. Molto interessante. Veramente molto interessante. Allora, fatemi vedere una cosa. Qui abbiamo nella cabina pesca sostenibile. Leggiamo. In lettura. Ah, fai passare il tempo. Ma che figata! Dobbiamo andare in giro. Andiamo avanti allora. Molla gli ormeggi. Abbiamo possibilità di pescare qualcosa, ma a questo punto io attenderei semplicemente che cali la notte. D'altronde dobbiamo pescare qualcosa, vero? Una cernia nera. Chissà dove si troveranno le cernie nere. Però devono uscire di notte, quindi non lo so. Ma peschiamo queste che si vendono sempre bene. Mi serve esaurita. Ah, potevamo ripagare il debito. Eccola, forse questa. Buono. Sì, cernia nera. Ok, continuiamo a pescare qui. Poi torniamo indietro. Perché dobbiamo apportare delle migliorie alla nostra nave. Prima di poter solcare questi mari. Sto molto attento agli scogli perché non mi piace avvicinarmi troppo e non voglio. Ahia, ho preso un danno? No. La boa però mi fa capire che se mi scontro con gli scogli potrebbe contarlo come danno, occhio. Non buono, non buono. Andiamo al pescivendolo? Sì, ho preso il pesce di quell'ordine. Uno, ti serviva uno. Il pescivendolo in carta ti consegna 93. Wow.
Non pensavo ce l'avresti fatta. Pescare di notte è un compito arduo. Volevo parlarti di una nuova iniziativa commerciale che ho intrapreso, le Nasse. In effetti ne ho qui una per te. È un po' logora, ma puoi farla sistemare dalla maestra Dasha. Prendiamola. Dovrebbe essere piuttosto semplice. Basta lasciarla in mare in un punto qualsiasi e tornare uno o due giorni dopo a darle un'occhiata. Un cliente mi ha chiesto un granchio violinista e un granchio comune. Entrambi si possono trovare qui intorno. Ci saranno dei posti dove metterli? Queste sono nasse? Nasse di base, 3 giorni. No, voglio vendere il pesce. Non ho più il debito. Esatto, quindi bene. Tutti i guadagni ci entrano. Andiamo dalla maestra Dasha. Vi do che è dell'attrezzatura che andrebbe sistemata. Possiamo ripararla qui. Ripara tutto. Ah, ok. Come faccio a riparare tutto? Ah, ok. Perfetto. Quindi ora funziona, sì, tutto al top. Io volevo però prenderti, signora mia, delle luci. Una luce migliore. Installiamo, costa un'ora. Ci costa un'ora, scusate. Poi vorrei fare quel tentativo, comprare lo skimmer, la lenza appesantita. Questa la metto in magazzino. Più 35% e più 40%. Questa è più 10. Io la venderei, però adesso non ci servono soldi. Perché comunque abbiamo massimizzato quella che è la nostra barca. Sì, assolutamente. Assolutamente, sì. Perché non abbiamo altre cose da utilizzare. Abbiamo dell'attività nuova. Il granchio comune e il granchio violinista. Vedete che sono delle quest sussidiarie una all'altra. Ok. Io direi di far passare il tempo. Sì. Passiamo. Non è ancora il momento di andare in giro di notte. Facciamo passare il tempo e signori, ci salutiamo qui. Come detto, i primi episodi vorrei farli di una durata vivibile, visibile, per chi si vuole interessare un po' alla serie. Magari tra un paio di episodi andiamo con 30-40 minuti di video per poter andare avanti senza farmare troppo, ma divertendoci, giocando a pieno titolo, assolutamente. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito fin qui. Vi ricordo di lasciare un bel like e un commento. Fatemi sapere cosa ne pensate. A me sta piacendo tantissimo il mood, sta piacendo tantissimo l'arte, la grafica, lo stile grafico utilizzato, sta piacendo molto anche lo stile di scrittura. E questa notte, che è allo stesso tempo così invitante e così pericolosa. Non vedo l'ora di solcare i mari nuovamente con voi, con questo fulmine che ci colpisce dall'alto. Alla prossima, ragazzi.